Buongiorno a tutti. Oggi vi volevo parlare di quella che è la mia skincare routine delle ultime settimane, ovvero da quando ho iniziato a fare un pochino più freddo. Se mi seguite da un po', sapete che io ho sempre avuto una pelle piuttosto mista, che tende a lucidarsi nella zona T, con svariati sfoghi e imperfezioni nella zona, soprattutto delle mandibole, che è, vabbè, una problematica piuttosto comune e solitamente ormonale. Ultimamente, però, probabilmente a causa sia un po' del cambio climatico, quindi del freddo che è arrivato, ma anche credo, del cambio naturale della pelle durante il corso dell'età, io alla fine mi avvicino ai 36 anni, quindi alla fine non sono più così giovane, ho iniziato ad avere delle zone particolarmente aride e che tendono a screpolarsi, quindi il divario tra le zone del mio viso si è ampliato ulteriormente perché continuo ad avere la pelle che tende a lucidarsi nella zona T, ma nelle zone delle guance e vicino alla bocca, insomma, queste zone qui, ho una secchezza che non ho mai sperimentato prima in vita mia. Quindi ora vi faccio vedere quello che sto utilizzando in questo momento, proprio come skincare mattina e sera, e vi parlo magari anche dei trattamenti che faccio a spot, quindi una volta a settimana o una volta ogni 10 giorni, quando riesco, quando ho tempo. Partiamo subito con la routine del mattino. Io alla mattina continuo a lavarmi il viso con una spuma delicata per il viso. In questo momento sto utilizzando questa di Sienna Nature, quindi la linea naturale della Sienna che mi è stata regalata tra l'altro dalla mia amica Priscilla, che è a base di limone. Devo dire che non mi dispiace. Sulla pelle l'effetto è buono, la profumazione è gradevole perché è un sa sì, di limone, secondo me con una punta quasi di citronella e fa bene il suo lavoro. L'ho tra l'altro quasi finita. Comunque è una spuma buona, carina, accettabile, niente per cui fare salti di gioia, però è un prodotto interessante. Dopo la detersione applico un tonico e in questo caso sto utilizzando quest'acqua di fiori per il viso della linea The Rerum Natura di Segreti di Natura. E questo devo dire che pensavo meglio, perché quando sento acqua di fiori per il viso, io mi immaginavo una coccola per il viso e non che l'effetto sulla pelle sia male, però non lo so, mi immaginavo qualcosa di più, forse anche qualcosa di più profumato. La profumazione è molto delicata, gradevole per carità, però niente di così fiorito e inebriante come mi aspettavo, senza contare che non riesco a capire se questo dispenser così mi piaccia per un prodotto che io sto utilizzando come tonico. Chi lo sa? Comunque l'effetto sul viso è bello, dà quel senso di freschezza, quella sensazione di ricompattamento della pelle e è anche un pochino lenitivo, quindi lo consigliano particolarmente anche per la zona del contorno occhi. Quindi tutto sommato è un buon prodotto, non sto dicendo di no, però forse mi immaginavo qualcosina di più. E per terminare la routine del mattino sto utilizzando, e tra l'altro sono quasi sul finire, della crema giorno della linea Prodigious Helix, ovvero la bava di lumaca di Eteria, che mi sta piacendo e che mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro questa, inaspettatamente, la sta utilizzando anche Andrea quando ha anche lui delle zone screpolate del viso, perché idrata bene, ma si asciuga in fretta e non rimane appiccicosa sul viso, quindi è piacevole anche per chi non ama sentire la pelle appiccicosa, oppure come me se dovete truccarvi subito dopo. Quindi questa mi sta piacendo moltissimo e sono già un po' in crisi su cosa prendere dopo. Non lo so, ci devo pensare. Il momento di maggior cura della pelle e maggior coccola per la pelle, per me è la sera, perché utilizzo più prodotti e sto più attenta a nutrire la pelle, idratare la pelle più a fondo, soprattutto dopo una giornata magari, ecco, io no, non è che passo la giornata fuori perché sto in negozio tutto il giorno, però magari esco, magari al ritorno alla sera c'è freddo, c'è il vento, mi sento tirare, insomma, e quindi alla sera sto un pochino più attenta.
Inizio dallo struccaggio e mi strucco con questo prodotto, che non è quello che dice l'etichetta, ovvero acqua di ginepro di Herbe di Janas, ma contiene un olio struccante per il viso. Perché questa cosa? Perché io avevo un olio struccante della Nakomi per il viso, specifico per pelle normale mista, quindi non super viscoso, ma una giusta via di mezzo, e la confezione si è rotta. Allora mi sono detta, vabbè, me la porto a casa io e... Pur sapendo che la confezione era rotta, sono riuscita a farmela scivolare dalle mani, rovesciandone metà del contenuto sul pavimento in cotto del negozio. Immaginate la mia gioia estrema nel dover pulire, è rimasto il pavimento unto per 2 giorni. Ok? E non sapendo come portare a casa questo olio, mi sono ricordata di avere delle confezioni vuote perché scadute di questi idrolati di Janas, allora l'ho trasferito qua dentro. Devo dire che non è stata una cattiva idea perché il dispenser così a spray mi aiuta a dosarlo bene, cioè non lo devo rovesciare, non ne rovescio troppo e quindi alla fine va anche bene così. Quindi spruzzo un po' di olio sulle mani leggermente umide, massaggio sul viso delicatamente anche sugli occhi. Questo prodotto scioglie bene tutto il trucco e poi vado a rimuovere il trucco sciolto, l'olio e tutto quanto con un dischetto di cotone, ma non un dischetto di cotone usa e getta perché sto cercando di fare attenzione a non utilizzare più così tanti dischetti usa e getta perché nella mia idea di cercare di fare più attenzione ad alcune cose, a inquinare di meno, a avere un impatto un pochino meno forte sull'ambiente, ho scelto di passare ai dischetti di cotone lavabili e mi sono portata a casa del negozio questi di Beauty Things Unmade. Vabbè, adesso ve ne faccio vedere uno pulito mai usato, così facciamo più bella figura. Più bella figura si dirà, vabbè. E sono dei pad piuttosto grandi. Sono grandi come una mano praticamente e quindi permettono, ben inumiditi di acqua tiepida, di rimuovere tutti i residui di trucco e di olio dal viso. E trovo questa operazione pratica, rapida e anche delicata. I pad sono in cotone, quindi rimuovendo l'olio e i residui di trucco fanno anche un leggero massaggio e una leggerissima sfoliazione alla pelle che però non è fastidiosa e secondo me sono un'ottima alternativa ai dischetti di cotone, quelli che si buttano. Quindi, tra l'altro, io li lavo, dopo l'utilizzo li lavo con un pochino di sapone per le mani e ogni qualche giorno, insomma, quando faccio una lavatrice, ne prendo uno pulito e butto quello che stavo usando in lavatrice. Si possono lavare a 40 gradi, quindi tranquillamente con i panni. Io lavo tutto a basse temperature solitamente, tranne magari, che ne so, i jeans, le lenzuole, le cose sporchissime, però tutto il resto io lo lavo a 40 gradi, quindi va benissimo buttare dentro anche questi. Una volta tolto il grosso, con il dischetto, vado a passare ancora la mia spuma per detergere eventuali residui, ripasso il tonico come ho fatto già la mattina e invece di utilizzare la crema dietaerea ho scelto di utilizzare una crema molto più ricostituente, anche più spessa come texture, che possa andare proprio a reidratare e nutrire la pelle durante la notte. E sto parlando, tra l'altro, non so dove sia finito il tappo, ma vabbè, mi perdonerete, della Repair Viso Lenitiva Attiva Anti-Age di Latte Luna. Ve l'avevo già fatta vedere, penso, in una foto su Instagram. Ho passato la metà, ma ne basta veramente pochissima, perché è una crema molto particolare, è una crema che non contiene acqua, è una specie di fluido oleoso e ben massaggiato sul viso vi dà subito questa sensazione di nutrimento profondo e anche non so, di pace per il viso. Se avete delle zone un po' secche, a me capita che nelle zone particolarmente secche di sentire anche proprio fastidio e prurito. Questa crema lenisce tutto immediatamente. Rimane un po' oleosa sul viso, però utilizzata di notte, chi se ne frega. Anzi, lasciata agire tutta la notte, fa proprio il suo lavoro indisturbata per un tot di ore e secondo me
è una crema che mi sta salvando la faccia. In realtà non solo adesso, perché forse ve ne ho già parlato in passato, di ritorno dalle, anzi, anche prima di partire per le vacanze, però particolarmente di ritorno dalle vacanze, ho avuto un periodo con degli sfoghi anomali anche per me, che alcune colleghe avevano riconosciuto poter essere rosacea. Quindi ho smesso di utilizzare tutte le cose troppo aggressive che stavo usando, cose sfolianti, eccetera, eccetera, e ho iniziato a usare questa e devo dire che mi ha risistemato in pochissimo tempo, quindi mi piace tanto, la consiglio e vabbè, adesso me ne avanza ancora, è quasi metà, quindi mi durerà ancora un bel po'. Una volta terminata, sarà una dura lotta rimpiazzarla. Non so se riprenderla o passare a qualcos'altro. Vedremo. Vedremo anche come sarà messa la mia faccia in quel periodo. Quando mi ricordo, termino il tutto utilizzando anche un contorno occhi, che come sapete è uno dei prodotti che a me non è che mi secca usare il contorno occhi, me lo dimentico proprio e so che alla mia età. Dovrei proprio ricordarmelo e quindi sto utilizzando questo della Camélie, della linea Orchidée, che tra l'altro si sta distruggendo a forza di toccicciarlo. Questo tra l'altro è un contorno occhi stranamente gigante perché è un 30 ml, di solito i contorni occhi sono in confezione da 10 o da 15, ma che mi piace molto perché prima di tutto ha una profumazione deliziosa, delicata, fiorita, però molto buona, ne basta pochissimo e ha una consistenza né troppo fluida e acquosa, ma neanche troppo pastosa, quindi per il mio tipo di pelle mi ci trovo benissimo, ne basta proprio una puntina appena appena picchiettata sul contorno occhi e io sono proprio a posto, quelle volte che me lo ricordo. Per quanto riguarda invece i trattamenti una tantum, non ho proprio dei prodotti specifici se non il solito, la solita crema esfoliante di Arangara di cui vi parlo ormai da millenni perché un 150 ml secondo me sta finendo, però non lo so, ve ne ho già parlato mille volte quindi non ve la faccio vedere. E per quello che riguarda invece le maschere, uso spesso delle monodose, quindi non ne ho proprio di preferite a cui sono affezionata. Oggi ho testato per la prima volta, però non vi dico niente perché l'ho usata solo una volta, la maschera olio dell'estetista cinica, quindi ve ne parlerò sicuramente più avanti. Sembra buona, però non dico niente per ora. E cerco di non fare più tante maschere purificanti come facevo un tempo perché mi sono resa conto che la mia pelle non le gradisce più. E cerco piuttosto di fare ogni tanto qualcosa magari di sì, purificante ma al contempo lenitivo, oppure qualcosa di semplicemente idratante per non stressare troppo la pelle. Poi può anche essere solo un periodo, magari il cambio di temperatura, magari un periodo in cui sto, ecco, sto bevendo un po' di meno perché sono molto presa e a volte mi dimentico. Non lo so, oppure potrebbe essere, come dicevo, un cambio naturale della pelle dovuto all'età. Vedremo come proseguiranno le cose. E basta, questo è tutto sulla mia skincare routine per questi primi freddi, che continuerà sicuramente ad essere uguale anche per il periodo, almeno per l'inizio del periodo invernale. Spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!